Ciao e ben ritrovati sull'angolo di Claudia, come state? Allora, ringrazio tantissimo i miei, diciamo, quelli che mi seguono già da un po' e tutte le persone che si stanno iscrivendo sempre più numerose. Sono veramente molto molto contenta, quindi io vi ringrazio tanto, vi ringrazio anche per i commenti che lasciate. Mi raccomando, chi mi chiama per informazioni sia sui consulti che sul corso, sui sigilli, sui percorsi di spiritual coach, mi raccomando, prima di chiamare scrivete un messaggio, ok? Perché c'è chi ha chiamato ma magari in quel momento non riusciva a rispondere, quindi magari prima su WhatsApp scrivetemi un messaggio. Detto questo, andiamo a vedere cosa ti accadrà a breve. Guardate un po' che bellissimi arcani maggiori userò oggi, Golden Wild Tarot, sono favolosi, adesso ve li faccio vedere, sono veramente bellissimi, dorati, sono proprio, brillano, sono stupendi. Allora, andiamo a vedere cosa ti accadrà a breve. Ho scelto come diciamo testimoni da scegliere per le tre varianti, tre carte delle Sibille, le ho pescate a caso ed sono venute fuori queste, quindi voi scegliete ovviamente ad istinto, ok? Allora, la prima Sibilla, la prima variante è venuta fuori questa, io l'ho tenuta, magari qualcuno dice qualcosa, la nemica, ok? La seconda variante, il viaggio. La terza variante, allegria. Quindi, la prima variante ha la nemica come contrassegno, diciamo, della variante, è un po' particolare, però magari a qualcuno può risuonare, quindi io l'ho tenuto, scusate, ma ecco, bene. Quindi, prima variante nemica, seconda variante viaggio, terza variante allegria, ok? Bene, allora, io direi che possiamo partire con la prima variante. Eccoci qui, prima variante. Allora, avete scelto la nemica come, non che assolutamente non ha alcun significato ovviamente con quello che andremo a vedere, però chissà, vediamo se salta fuori qualcosa di simile. Allora, andiamo a vedere, prima variante, che cosa ti accadrà a breve. Prenderemo fuori prima tre arcani maggiori di questi bellissimi White Tarot, questi bellissimi tarocchi arcani maggiori dorati. Li sto mischiando perché è la prima volta che li uso, quindi li sto mescolando per bene. Ok, allora, il primo arcano è il Papa. Allora, facciamo così, questa la mettiamo così, no, non ci sta, ecco. Poi, mescoliamo ancora. Il secondo è la Temperanza. E il terzo arcano maggiore il diavolo. Ullala. Beh, non dico che ha a che vedere con la nemica, comunque sono tre arcani piuttosto tosti. Allora, prima variante, prima di andare ad approfondire, analizziamo questi tre arcani maggiori. Dunque, cosa ti accadrà a breve? Allora, a breve qui sicuramente c'è una situazione, ok, che è da tempo, che mi viene da dire che è da tempo che si prolunga, ok? È una situazione un po' ingarbugliata, ok? Che ha, come posso dire, ha delle dinamiche o messe in atto anche da voi, o messe in atto dalla parte opposta, diciamo delle parti coinvolte in una situazione, ok? Però qui ci sono delle dinamiche poco piacevoli riguardo a questa situazione, ed è una situazione con il Papa, mi viene da dire, ufficiale, cioè
Si può trattare di un contratto, si può trattare di un matrimonio anche, si può trattare di comunque qualcosa di ufficiale, ok? Quindi qualcosa mi viene da dire di ne scritto nero su bianco per farvi capire, ok? Comunque qualcosa di ufficiale, quindi si può trattare di un matrimonio, si può trattare di un contratto, si può trattare di qualcosa di anche burocratico, insomma. Di questo genere stiamo parlando, ok? Situazioni comunque dove c'è della ufficialità. E qui io vedo che c'è qualcosa che non va tanto, cioè qui c'è innanzitutto, ripeto, è una situazione che richiede molta pazienza, molta lungimiranza. E mi viene da dire che è anche una situazione appunto che si trascina da tempo, ok? Quindi è una situazione che va trattata con i guanti, ok? Proprio perché c'è questo diavolo, cioè ci sono delle dinamiche abbastanza anche ostili, mi viene da dire, all'interno di questa situazione. Quindi a breve c'è questo intanto come primo messaggio cardine, no? Dato dagli arcani maggiori, prima variante, cioè c'è questa situazione che deve essere gestita al meglio e con molta prudenza. Ok? Andiamo a vedere adesso che cosa ci vogliono dire ancora gli arcani, tutti gli altri arcani, compresi anche ovviamente quelli maggiori. Per quanto riguarda che cosa ti accadrà a breve. Allora, questa è caduta. Allora abbiamo un 7 di coppe, la stella al contrario. Poi abbiamo, wow, la torre, e poi ancora abbiamo il 4 di denari. Facciamo così le vedete bene, ok? Il 9 di spade, ne prendiamo un'altra. Questa è caduta, abbiamo il 6 di bastoni. Meno male che è uscito il 6 di bastoni. Allora, ne guardo un attimo. Allora, sicuramente i tarocchi aggiuntivi, diciamo, vanno un po' a confermare quello che ho detto prima con i Wise Tarot, no? Perché? Perché qui c'è proprio una situazione che vi crea anche parecchia preoccupazione, ok? E che potrebbe avere anche un cambiamento repentino, ok? Un cambiamento repentino in questo momento, cioè cosa ti accadrà a breve? Ti accadrà, come ho detto prima, che dovrai gestire al meglio e con prudenza una situazione ufficiale, ok? Perché, come ti dicevo, ci sono delle dinamiche anche ostili e complicate da risolvere. Infatti, abbiamo la stella al contrario, il 7 di coppe al contrario e la torre, cioè. Qui c'è, è come che questa situazione apparentemente o anche a livello concreto si vada a complicare, ok?
Si va a complicare, quindi per te ovviamente, per tu che guardi ovviamente la variante e quindi per quelle che sono le tue aspettative. Però per fortuna questa lettura finisce con un 6 di bastoni, cioè finisce, aspetta che non si vede, lo mettiamo qua, ok, finisce con un 6 di bastoni, che per fortuna è una carta di riuscita e di successo, quindi meno male, perché sicuramente sarà, insomma, ripeto, qui c'è una situazione da gestire con molta prudenza, con molta lungimiranza, con pazienza, con saggezza, mi viene anche da dire, ok? Però tutto si risolve, o meglio, alla fine si risolverà al meglio per te, perché ovviamente qui c'è un 6 di bastoni che è comunque una carta di successo, una carta di riuscita, quindi ne uscirai comunque vincente. Perché dico comunque? Perché magari vista, perché è una situazione piuttosto complicata, un po' complessa, quindi dico ne uscirai comunque vincente, perché magari ne esci vincente, ma non proprio con, non so, se ti aspetti 10 magari è 8, ecco. Ok, in questo senso dico, però ne esci vincente, quindi per fortuna tutte queste complicazioni e queste difficoltà relative a questa situazione andranno a diciamo evolversi per il meglio nei tuoi confronti, quindi tu comunque andrà bene per te, ecco, fondamentalmente, anche se non con un 10, se ti aspetti 10 ma arriva 8, però andrà bene. Questa è la cosa principale, perché onestamente, insomma, è effettivamente una situazione un po' complicata. Allora, prima variante, diciamo che la carta della nemica alla fine poi ci stava, è incredibile come parlano le carte. Quindi, se e non ti risuona, siccome è una variante molto specifica, una lettura molto specifica, se non ti risuona niente, non forzare, cioè non è la tua, mi raccomando, perché questa è una variante piuttosto specifica, non a caso hai scelto nemica, quindi devo dire che ha avuto il suo perché, ok, questa carta della Sibilla. Quindi, prima variante, questo è, quindi cosa ti accadrà a breve, è questo, però a breve comunque concluderai bene, perché a breve c'è questo 6 di bastoni, quindi a breve tu comunque ne uscirai, ok? Quindi io spero che questa lettura ti sia piaciuta, soprattutto ti sia risuonata, ok? E questa è la cosa più importante. E se c'è qualcuno che è arrivato qui sul mio canale per la prima volta, lo ringrazio innanzitutto. E se hai piacere puoi iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina, così rimani aggiornato, e io passo alla seconda variante. Eccoci, seconda variante, il viaggio. Tu che hai scelto il viaggio, che vuol dire anche un cambiamento comunque di situazione, non per forza un viaggio fisico, ok? Andiamo a vedere un cambiamento anche di prospettiva, insomma, può voler dire tante cose. Comunque, al di là di questo che tanto era solo per scegliere la variante, andiamo a vedere con tre arcani maggiori di questi bellissimi White Tarot il primo messaggio su che cosa ti accadrà a breve, ok? Allora, la Luna, questa è caduta, la prendiamo, il giudizio, l'eremita. Allora, dunque, la prima cosa che mi viene da dirti, seconda variante, è che qui a breve verrà a galla qualcosa,
Ci sarà un qualcosa che verrà a galla, relativo a qualcuno, relativo a una situazione, ci saranno delle comunicazioni, cioè tu verrai a sapere, ok? Da qualcuno, o tramite appunto comunicazioni relative appunto a una persona o ad una situazione. È un qualcosa che ovviamente riguarda il passato, recente passato anche, non è detto che sia tanto in là. Comunque è un qualcosa che è rimasto un po' sopito, insomma, da tempo, perché qui appunto vediamo l'eremita, no? E quindi è un qualcosa o un qualcuno che è rimasto in disparte da tempo. Quindi qui viene a galla qualcosa, seconda variante. Può riguardare ovviamente una persona che torna a farsi sentire dal passato o può riguardare una situazione. Ok? Questo è il primo messaggio. Adesso andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire questi altri tarocchi per la seconda variante. Che cosa succederà a breve? Che cosa succederà a breve per la seconda variante? Che cosa succederà a breve? Allora, abbiamo le vedette. Aspetta che le sposto. Ho un'inquadratura diversa oggi, non so perché. Allora, così, allora, la luna, guardate un po', pazzesco, la luna sotto la luna, no, veramente, cioè, è incredibile. Allora, ancora per la seconda variante, che cosa succederà a breve? L'asso di bastoni. Il 10 di bastoni, queste sono cadute, le prendiamo. Il sole, il cavaliere di spade, il 10 di denari. Allora, la luna è tornata fuori la luna, quindi anche qui viene ribadito che c'è qualcosa che verrà fuori, no? Mi viene da dire a questo punto da una persona, qui c'è un cavaliere di spade, che è un po', diciamo, la comunicazione che arriverà tramite questo cavaliere di spade, sarà una comunicazione un po', non dico tagliente, però insomma un po' energica, un po', a volte anche magari può essere anche un po'... come posso dire, arriva impetuosa, ecco, non mi veniva bene la parola. Arriva questa comunicazione impetuosa che mette in chiaro, mi viene da dire, mette in chiaro una situazione, ok? Mette in chiaro una situazione che può riguardare, ribadisco, può riguardare sia un rapporto, ognuno la cuce a modo proprio, può riguardare una situazione che può riguardare un rapporto sentimentale, quindi ci può essere un chiarimento, può riguardare invece una situazione di altro tipo. Fatto sta però che questa comunicazione, questo mettere in chiaro, quindi questo tornare diciamo dal passato, questo chiarimento che torna dal passato o comunque che è un chiarimento di cui c'era bisogno, che tu aspettavi, ok, da un po', perché abbiamo appunto l'eremita. Porta comunque il sole, porta un 10 di denari, non lo vedi? Aspetta, facciamo così. Facciamo così. Ecco, porta il sole, un 10 di denari e un asso di bastoni, quindi porta un inizio, un bel inizio di qualcosa, ok? E stabilità. Quindi quello che sembrava un attimo sul momento, un qualcosa che poteva essere anche un po' minaccioso, no? Questo qualcosa che viene a galla, insomma, questo chiarimento, in realtà è un qualcosa che va a sistemare la situazione in meglio, molto in meglio, ok? Quindi, sia che sia una situazione sentimentale, sia che sia altro, qui però
In seguito a questo chiarimento, a questo qualcosa che viene fuori, ok, c'è un bellissimo inizio, c'è una ritrovata o una nuova stabilità e con il sole, ok? Quindi, seconda variante, ben venga questo qualcosa, questo qualcuno che viene fuori, ok? Che mette chiarezza, perché ti porterà solo serenità, ti porterà solo gioia e serenità. Bene, bella questa seconda lettura, seconda variante. Sono belle notizie, quindi a breve ti accadrà questo. Spero che questa lettura ti sia risuonata. Se c'è qualcuno che è capitato qui per la prima volta, lo ringrazio. Poi, se hai piacere, puoi iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, così rimani aggiornato sui prossimi video. Io, seconda variante, ti abbraccio, ti mando un bacio e passo alla terza. Eccoci, terza variante. Allora, tu che hai scelto allegria. Allora, andiamo a vedere per te che cosa accadrà a breve. Ho già messo giù tutte le carte e dopo poi me le sposto, perché questi sotto non si vedono tutti. Allora, andiamo a vedere prima. Con questi tre arcani maggiori dei White Tarot, qual è il primo messaggio su che cosa ti accadrà a breve? Abbiamo il carro, il mondo e il giudizio. Bellissime, bellissime. Allora, terza variante, qui c'è un bel movimento nella tua vita, che non, fra l'altro non preclude assolutamente anche dei momenti di allegria. E allora qui c'è un avanzamento, c'è un movimento verso un qualcosa di nuovo, ok? Per una parte della tua vita, poi ognuno sa, insomma, in quale ambito della propria vita c'è questo movimento verso del nuovo, verso delle novità, e ci saranno anche delle comunicazioni. Ok, riguardo appunto a questo nuovo ambito della tua vita. Quindi ci saranno, c'è veramente vedo molto movimento, vedo molte cose, vedo molto, molto dinamismo, cose che si chiudono, cose nuove che cominciano e appunto non si escludono anzi nuove conoscenze, quindi il giudizio sono anche nuove conoscenze, quindi questi momenti di allegria ci stanno tranquillamente. Potrebbe anche essere per alcuni, ma questo è un messaggio molto 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 di nicchia, che ci sia qualcuno che torna da voi, ok? Con questo giudizio, con questo carro, potrebbe anche essere, però lo vedo come un messaggio più di nicchia. Andiamo a vedere adesso invece con questi altri sei tarocchi, facciamo così. Ok, andiamo a vedere quale altro messaggio per te, terza variante, su cosa ti accadrà a breve. Abbiamo il re di bastoni al contrario, il 4 di coppe, il 2 di bastoni, il 3 di denari, la giustizia e l'asso di denari. Allora, potrebbe essere effettivamente, terza variante, potrebbe essere che effettivamente qui ci sia qualcuno che decide di farsi risentire, perché partiamo da un re di bastoni al contrario, che però in realtà ha delle intenzioni di collaborazione e di contatto, no? E di chiarimento. Qui c'è un chiarimento. Una comunicazione, un chiarimento che va a risanare un qualcosa, va a risanare una situazione, ok? Oppure potrebbe essere che ci sia un qualcosa che si sblocca, ok? Che magari energeticamente era un po' bloccata e che però appunto va a sbloccarsi, a creare un inizio di collaborazioni o di